Oggi a Terza Pagina parliamo di fumetti per promuovere la lingua italiana nel mondo. In questa settimana, proprio a questo dedicata, il MIBACT mette a disposizione sul suo canale YouTube una serie di brevi documentari dal titolo I mestieri del fumetto. E soprattutto, grazie a un accordo con Coconino Press e Fandango, sono stati realizzati 51 albi in una collana che, in altrettante storie, racconta le più importanti collezioni d'arte e i parchi archeologici del nostro paese. E dal fumetto alla musica, oggi incontriamo Maestro Pellegrini, chitarrista dei Zen Circus, la band di culto che abbiamo incontrato anche sul palco dell'Ariston a Sanremo. Un paio d'anni fa ho sentito forte l'esigenza di raccontare me e me stesso, le mie esperienze, le mie paure, il mio vissuto nelle canzoni, attraverso la forma canzone, che è una forma che conosco abbastanza bene, non soltanto perché l'ho già approfondita appunto nei progetti nei quali ho partecipato in questi anni e nei quali sto continuando a partecipare, ma anche perché comunque ho sempre scritto parole che poi ho lasciato spesso dentro ai cassetti. Allora ho provato un po' a ripartire da là, e in un momento in cui mi sentivo molto a contatto con me stesso ho provato a guardarmi dentro e ho visto che quello che usciva era proprio quello che sentivo, e allora ho colto questa opportunità e appunto ho iniziato a lavorare a questo disco. È un lavoro che è durato tanto, è durato 2 anni, soprattutto per la parte poi della produzione artistica, perché le mie canzoni sono nate tutte pianoforte e voce, e poi in fase di registrazione le abbiamo arrangiate, prodotte, hanno suonato nel disco 11 musicisti. Credo che si stia vivendo una fase storica nel quale non c'è più bisogno dei superuomini, c'è più che altro bisogno di persone che ammettono di essere fragili, ammettono appunto di dover imparare, di dover crescere, di dover cambiare. Probabilmente dovremo cambiare tanto e forse sarà l'unica strada, e allora dobbiamo accettarci. Tu che nuoti, io che imparo a camminare. Inattaccabile parla di mia sorella, che caratterialmente è abbastanza l'opposto di me, o almeno vuol far sembrare l'opposto. E comunque è sicuramente appunto una persona alla quale sono legatissimo, ho vissuto l'infanzia insieme, ognuno appunto poi ha vissuto la propria a modo proprio, e noi l'abbiamo vissuta insomma in un modo particolare, ci siamo legati tantissimo. E poi lei ormai da una decina d'anni non vive più in Italia, e allora ho un po' perso il rapporto con Chiara, e ho cercato di raccontare un po' la nostra infanzia attraverso appunto delle immagini anche un po' surreali e di ricordo. Canzone da dimenticare, lo sai che le api ballano sospese.